Buona giornata, buon pomeriggio, buona serata, a seconda dell'ora in cui mi vedrete. E buon Ferragosto. Oggi è il 15 agosto 2019. Abbiamo una riflessione di Chico Xavier molto, molto lunga che vi leggerò con calma e si chiama Perdono e libertà. Sempre dall'entità che parla è Emanuele, che come vi ho già detto nel percorso precedente è la guida di Chico Xavier, è stata la guida di Chico Xavier, e oggi ci dice perdono e libertà. 15 agosto. Impariamo a perdonare, conquistando la libertà di servire. È imprescindibile dimenticare il male affinché il bene si realizzi. Ovunque lavori, esercita la tolleranza costruttiva affinché l'incarico non sia soggetto a perturbazioni. A casa, preserva la comprensione fraterna affinché l'oscurità non ti cateni lo spirito alla disperazione. Ovunque stai e ovunque vai, ricordati del perdono incondizionato, perché l'aiuto degli altri assicuri pace alla vita. È indispensabile che la comprensione regni oggi fra noi, affinché domani noi non ci troviamo incarcerati nella rete delle tenebre. La morte non è una liberazione pura e semplice. Il disincarnarsi dell'anima dal corpo non è esonerarsi dai sentimenti che gli sono propri. Molti portano con sé nell'aldilà una tazza di fiele avvelenato, con cui distruggono i migliori sogni di coloro che sono rimasti in terra. E molti di quelli che rimangono in terra conservano nel cuore un'anfora di fuoco vivo, con cui distruggono le migliori speranze di coloro che oltrepassano il grigio portale del tumulo. Non cercare per la tua anima invisibile l'inferno dell'odio. Riconciliati con l'avversario proprio oggi, cercando di capirlo e servirlo, affinché in futuro non ti prolunghi in lotte contro le forze occulte. Trasferire la riconciliazione al cammino della morte e tormentare il cammino della propria vita. Scusa sempre, riconoscendo che non prescindiamo della pazienza altrui. Non sempre siamo noi la vittima reale, già che attraverso attitudini incomprensibili induciamo il prossimo ad agire contro di noi convertendoci davanti ai tribunali della giustizia divina in autori intellettuali dei delitti che passiamo a lamentare indebitamente presso gli altri. Qualsiasi forma di intolleranza e violenza, qualsiasi durezza spirituale e crudeltà, di solito la critica è la corrosione del bene, tanto quanto l'accusa. Abitualmente è una sfera di bracci. E sapendo che incontreremo sulla strada la proiezione di noi stessi, conserviamo il perdono come difensore della nostra libertà, aiutando adesso per non essere boicottati dopo. Spirito Emanuele. Il pensiero di oggi, che poi troverete scritto sia nel post di YouTube che nei vari post, nei vari gruppi di Facebook, per seguirlo perché la mia lettura è veloce, ma per poterlo leggere, riflettere, è importante, perché ancora una volta ci portano nel momento del qui e ora, confermandoci che del domani non v'è mai certezza, ma dell'oggi sì. Da questo momento sì. E Emanuele, spirito saggio, antico, ci invita a perdonare i nostri avversari, cercando il perdono, portando la pace. Ecco che mi ricordo un po' la preghiera semplice di San Francesco d'Assisi, che è una bellissima preghiera. Emanuele ci dice che aiutare il prossimo è importante perché tanti nell'aldilà portano con loro un bagaglio di esperienze negative e la morte non cancella tutto questo. È una tazza di fiele avvelenato che corrode, che rompe. E per chi rimane di qua, è lo stesso per chi rimane di qua, può essere una problematica. Quindi cerchiamo di perdonare oggi, adesso. Cerchiamo di non rimandare al domani quello di cui è la certezza, che è l'unica che abbiamo.
ora, oggi, il momento di adesso. Prendiamo il telefono, chiamiamo chi ci ha fatto soffrire, chiediamo scusa, perdoniamo. Questa è la cosa più importante che ci insegna Emanuele, la riconciliazione, che è un fuoco vivo dentro di noi, che brucia, brucia incessantemente, insieme all'amore, insieme a tanti sentimenti che spesso lasciamo consumare. Emanuele ci invita al perdono, ci invita a comprendere che è una liberazione. C'era anche una frase del Buddha che diceva: perdoniamo gli altri perché non loro hanno bisogno del perdono, ma perché noi stessi abbiamo bisogno del perdono. Anche questo è una condizione fraterna. Donare il perdono, perdono. Ecco, queste parole bellissime con cui vi auguro un buon Ferragosto, di pace, di serenità, di tranquillità, di dolce far niente, anche se nell'intimo lavoriamo sempre con la nostra testa, e portate nel cuore vostro i pensieri a chi non è più con noi, mandando un'onda d'amore a chi non c'è più accanto a noi fisicamente, ma nel nostro cuore sappiamo che rimangono sempre tra noi. Grazie.